Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo il secondo atto, l'inizio del secondo atto di Pentiment, questo nuovo videogioco in stile così medievale, miniatura medievale, sviluppato da Obsidian. Nello scorso episodio abbiamo concluso l'atto 1, quindi se ve lo siete persi andatelo a rivedere perché il finale è parecchio interessante. Ed ora siamo tornati dopo 7 anni da quell'evento, di nuovo qui. A Tessing. O Tassing. Tessing o Tassing? Tassing mi sembra. Vediamo cosa c'è qui. La stanza è un po' spoglia rispetto a quelle a cui sono abituato. E infatti lui era abituato a molto meglio. È tornato a Tassing. Locanda a mano d'oro. Tra la povera gente. Salve Anna. Salve Andreas. Ti stai godendo il tuo soggiorno? Abbastanza bene. Forse mio marito può offrirti qualcos'altro per rendere il soggiorno più piacevole. Grazie, Anna, sei molto gentile. Sei il benvenuto, maestro Mahler. C'era dell'altro? No, grazie. A più tardi. A presto. Ok, si può passare di qua? No, è chiuso. Questa Anna era una delle donne? Perché non me la ricordo di preciso, sinceramente. Tu invece chi sei? Rindian. Anzi, no, Killian, scusatemi. Buongiorno, maestro Mahler. Tu sei Nico. Ah, maestro Mahler, giusto? Salve e benvenuto alla Mano d'Oro. Sono Nico Berger. Possiedo questa locanda e la gestisco con mia moglie Anna e il nostro figlio Killian. Credo che il mio ragazzo vi abbia mostrato la vostra stanza. È di vostro gradimento? È incantevole, grazie, è sufficiente. Non è proprio la comodità a cui sono abituato. È incantevole, dai. Sono contento di sentirlo. Contentissimo. Quando siete arrivato in città, uno degli abitanti ha detto che avete vissuto qui qualche anno fa. Sì, ho lavorato per l'abbazia come artista. Ah, capisco. Ho sentito che siete stato coinvolto nella risoluzione di un omicidio. Sì, per necessità. L'uomo sbagliato è stato accusato del crimine. Un amico. Ho sentito che è stato il priore dell'abbazia. Il barone era un sacrificio in qualche incantesimo diabolico che il fratello stava lanciando. No, non stava lanciando un incantesimo e il barone non era un sacrificio. Dove l'avete sentito? Oh, brandelli di informazioni che la gente ha detto qua e là. Sembra che la storia sia cambiata negli ultimi 7 anni. Non intendevo offendere, maestro Mahler. Trovo che sia una storia interessante. Non è una storia, è accaduto davvero. Due persone sono morte. Certo, ovviamente. Ripeto, non intendevo offendere. Bene, vi lascio alla vostra giornata. A più tardi. A presto. Ok. Ah, di qua c'è qualcuno. Samuel. Ciao, Andreas. E non possiamo andare da nessun'altra parte. Ok. Mi era sembrato di vedere ancora il mulino là sopra, o sbaglio? Dite che ci esiste ancora il mugnaio cattivo e stronzo. Andiamo nei pascoli. Ah, quindi questa locanda sorge nei pascoli. Effettivamente è una location molto vuota. Fallo e basta. Lo sai che è la cosa giusta. Non capisco perché ti risulta così difficile. Otto, ho paura. È pericoloso mettersi contro l'abate. L'abate, scusatemi. Sai qual è l'alternativa, vero? Non farlo, Otto. Ho capito. Dico solo che... Andreas? Andreas Mahler? È bello rivederti, vecchio mio. Otto, ti trovo in ottima forma. Questo è il mio apprendista, Kaspar Ziegler, di Salisburgo. Buongiorno. Ah, ora capisco. Pensavo fosse tuo figlio, anch'io lo pensavo all'inizio. Non crescono così in fretta, nemmeno a Norimberga. Da queste parti crescono piuttosto in fretta, invece. Io ed Eva abbiamo appena avuto il nostro primo figlio. Si chiama Otto, ma lo chiamiamo Oz. Quindi lui alla fine si è sposato con Eva. Complimenti a entrambi, una notizia meravigliosa. Grazie, non è stato facile senza papà, ma Clara e Ursula ci danno una grossa mano. Mi dispiace per tuo padre. Beh, così è la vita. Almeno ora è con il Signore, libero dai suoi dolori e dai suoi acciacchi. So che Eva ti ha scritto per informarti della morte di mio padre, Andreas. Perché non ha risposto? Mi dispiace, solo che dopo che me ne sono andato da Tassing sono stato molto impegnato. Scusate l'interruzione, ma ora devo proprio andare. Ho come l'impressione di conoscerti, ma non ne sono sicuro. Otto, non mi presenti il tuo amico? Oh, ma è Martin, Martin Bauer.
Non lo riconosci? Ah, è Martin! Attenzione! Oh, non c'è problema, Otto. Sono passati 7 anni. Ero molto più piccola allora. E poi non avevo la barba. Oh, ma certo. Ciao, Martin. Ciao, scusate se vado di fretta, ma devo riportare queste pecore alla fattoria. Adoro trascorrere il tempo qui nel prato, ma ho parecchie faccende da sbrigare. Otto, ci vediamo più tardi al raduno. A presto, Andreas. Immagino che se avessimo accusato Martin, questa scena non ci sarebbe stata. L'ultima volta che ho visto Martin era proprio in questo prato. Starnutiva in continuazione, sembrava che detestasse stare qui. Anche sua madre, Kat, diceva che starnutiva sempre quando era nel prato. Che strano. È strano o sei solo confuso? So quello che ho visto. Ne sei sicuro? È bello vederti, Martin. Non è che lui è un'altra persona, non è Martin. La butto lì. Che rompipalle. Cos'è questa storia del raduno? Sta succedendo qualcosa in città? Non riesco a credere a quanto è cambiato Martin. Non mi interessa di Martin. Sta succedendo qualcosa in città? Ha scelto un momento molto particolare per tornare qui. Fa un salto alle comuni, tra un po'. Penso che troverai interessante ciò che ho da dire. Non sapevo ti fossi dato all'oratorio. Ci sarò sicuramente. Molto bene, a più tardi allora. Ok, dammi un'occhiata in giro. Ah, la cinque foglia comune. Cresce così velocemente che alcuni la considerano un'erbaccia. Accarezziamo Shlau, di nuovo. Sembra che avevamo già accarezzato Shlau, sempre lo stesso, no? È invecchiato di 7 anni, ma sembra sempre uguale. Poi possiamo andare al mulino, direi di andarci. E dopo andare alle rovine romane. Non possiamo entrare nella casa dei Müller. Allora andiamo alle ville romane. Alle rovine romane, scusatemi. Zero, non si può fare nulla qui. Ok. Torniamo allora indietro ai pascoli e proseguiamo. Potremmo andare nella foresta oppure. Che splendida distesa di fiori spontanei. Crescono in abbondanza in questi pascoli. Potremmo andare all'abbazia, anche se non siamo più benvenuti. Vediamo un po' cosa c'è qui. Non possiamo entrare in foresteria. Non penso possiamo entrare nella casa dell'abate. Vediamo cosa possiamo fare qui. Non possiamo entrare nel santuario, né nel giardino del convento, né in chiesa, né nel chiostro. Ci hanno proprio tagliati fuori. Sono curioso di sapere cosa è successo all'Ercio. Quindi andiamo nella foresta. Ah, prima andiamo. Ah, qui c'è un'interazione. Con le nuove restrizioni imposte da Padre Gernot. I cittadini devono pagare una tassa persino per raccogliere la legna. Alla faccia. Al santuario c'è qualcuno? No. Non si può più nemmeno interagire. Mentre alla cascata. Nessuno. Le miniere di sale? Neanche. Sembra non ci sia nessuno in giro. Andiamo alla casa dell'Ercio. Zero. Strano. Fratello Wojslaw aggiunge il timo a quasi tutti i piatti dell'abbazia. In effetti qui cresce ovunque. Ok, potremmo tornare ai pascoli. Oh! Eccolo Thomas, quello che secondo me ha ucciso Non mi ricordo il nome. Lorenz, comunque. Andreas, avevo sentito che eri tornato a Tassing. Dio ti benedica. Dio vi benedica, padre Thomas. È un piacere rivedervi. Buongiorno, padre Thomas. Non cercherete di convincermi a venire a messa, vero? Non dispettiamolo subito, dai. Speriamo che questa tua visita sia meno movimentata dell'ultima. Tassing ha già problemi a sufficienza. Domani notte ci sarà il falò per la vigilia di San Giovanni e la gente si abbandonerà a ogni sorta di condotta deprecabile. E poi spetterà a me ascoltare le loro confessioni nei giorni successivi. Per non parlare di tutte le lamentele dei contadini.
Sono solo chiacchiere, fratello. Non c'è bisogno di far preoccupare il nostro ospite. Sono sicuro che se ci saranno problemi, il maestro Mahler sarà il primo a metterci il naso. Vedo che siete rimasto una persona socievole. Anzi, spiacevole. Non apprezzi minimamente quanto tu sia fortunato. È facile per te andare e venire senza dover convivere con le conseguenze. Dopo che Ferenc fu giustiziato, il padre abate nominò Mathieu nuovo priore. Per quanto Ferenc fosse fastidioso, Mathieu è perfino peggio. E dobbiamo ringraziare te. Sarebbe stato meglio per tutti se avessi lasciato morire fratello Piero. Dopotutto, non ti rimanevano che pochi anni da vivere. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Risparmiati le scritture per qualcun altro. Volevo solo che fossi cosciente delle conseguenze delle tue azioni. Amici, amici, non c'è bisogno di adirarsi a tal modo. Guardate lui com'è tranquillo, perché tanto sa di aver scampata. Mi frega un cavolo. Io, perdonami, padre Thomas, ho lasciato che le mie emozioni prendessero il sopravvento. Non è per questo che sono venuto qui. In realtà sono venuto a parlare a nome dell'abate, Andreas. Padre Gernot vorrebbe invitarti in biblioteca domattina, qualora tu abbia interesse ad acquistare alcuni dei nostri libri. L'abate mi ha appena mandato via e ora mi vuole indietro? Non leggo la mente del padre abate, mi limito a fare ciò che mi chiede. La biblioteca non è ancora del tutto pronta, poiché il suo uso è ridotto. Se verrai domani mattina, Madre Illuminata ti mostrerà cosa è disponibile. Madre Illuminata? Sì, Madre Cecilia è morta qualche anno fa. Suppongo che Illuminata conosca la biblioteca meglio di chiunque altro, no? Come è morta? Serenamente, nel sonno. Allora, domattina? Va bene, ditegli di attendermi. Sono sicuro che sarà felicissimo. E Andreas, mi scuso per quanto ho detto prima, non avrei dovuto. Fratello Piero era un uomo pio e un abile artista, sentiamo la sua mancanza. Una recita impeccabile, fratello Gui, ci ho quasi creduto. Andreas, per favore, non importa, padre. Oh, padre Thomas, qui hai un momento per parlare all'interno della chiesa? Sì, credo di sì. Perché? È una questione privata. Oh, certo, naturalmente. A domani. Dio ti benedica, Andreas. Ok. Al mulino ci siamo già stati. Vediamo qui se c'è qualcos'altro che poter fare. Possiamo entrare nella casa dei Drucker. Salve, Druckers. Ecco Klaus. Andreas. Mi dispiace, Klaus. Lo so che è passato molto tempo. Klaus, non sarei davvero arrabbiato? Non volevo disturbarti, ma ero di passaggio. Arrabbiato per cosa? 7 anni. 7 anni senza una parola dal mio amico Andreas. Prima Bert, poi Marie. Subito dopo la nascita di Magdalene. Mia moglie ti ha sempre tenuto in alta considerazione. Non posso credere che tu non abbia risposto dopo che ti ho informato della loro morte. Mi dispiace, avrei dovuto scrivere. Sì, avresti dovuto farlo. Ormai è troppo tardi. Boop, bebopo. Oh, ciao. A quanto pare le piace. La tua attività sembra essere cresciuta. Cosa stai stampando? I 12 articoli, scritti originariamente da contadini svevi che chiedevano cambiamenti ai loro signori. Libertà della servitù, libertà di cacciare e usare i boschi come Dio voleva, libertà dal lavoro obbligatorio. Abolizione dell'imposta di successione, stima equa dell'affitto, restituzione della proprietà all'uso comune e al possesso. La Baviera non è la Svevia, ma le loro lamentele sono altrettanto valide per i contadini di Tassing. Ah, quindi è questa la causa di Otto. Te ne ha già parlato, eh? L'abate ha spremuto i contadini per anni, ora sta spremendo i cittadini e noi ci stiamo ribellando. La loro causa è giusta, Andreas. Se non hai visto i Gärtner di recente, dovresti andare a trovarli. E Otto ti ha fatto stampare questi? Sì, perché? Beh, non pensavo che sapesse leggere. Lui no, ma in città quasi tutti sono in grado. Lui parla, io stampo.
Cerco solo di fare la mia parte, ecco tutto. Mi dispiace, non sono ancora dell'umore giusto per questa rimpatriata. Torna domani per cena. Dovresti andare alle comuni a sentire cosa ha da dire Otto. Vale la pena ascoltarlo. Capisco, a presto Klaus, ma certo, ci vediamo là. Fai la brava, Magdalena. Farai la brava? Gab gab garuo! Un freddo ricongiungimento, eh già. Andiamo al villaggio. Ah, ecco. Otto. Quanta gente. Ascoltate, gente. Sapete tutti perché siamo qui. Nulla di ciò che sto per dire vi sorprenderà. Nulla di ciò che sto per dire non è già stato detto in segreto, sussurrato tra i vicini di casa. Nulla di ciò che sto per dire è falso. Quindi è ora che iniziamo a parlarne apertamente. Anno dopo anno l'abbazia ha trovato sempre nuovi modi di tassare i contadini. Poco a poco l'abbazia ci ha privati del diritto di utilizzare la foresta che Dio ci ha fornito per sostentare le nostre famiglie. Su di noi si accumulano leggi su leggi, restrizioni sulle modalità di pagamento dell'affitto, limiti su dove possiamo andare, su chi possiamo sposare. E ora la tassa sulla morte, che una volta ci costava solamente il nostro miglior animale e il nostro miglior vestito, ci costa mezza proprietà. Nessuna considerazione per le vedove, nessuna considerazione per i bambini. E il consiglio cittadino, la Rathaus? Questo è sicuramente un segno che l'abate desidera condividere il suo potere e dare ascolto alle nostre lamentele. Hai buon cuore, Ulrich. Vedi sempre il meglio delle persone, ma no. L'abate si servirebbe del consiglio per dividerci, favorendo pochi a discapito di molti. Non è carità. Padre Gernot è guidato unicamente da avidità ed ispirazione. Se l'abate ne fosse in grado, ruberebbe anche l'anima di un uomo morto dal paradiso. E quando abbiamo protestato, cosa ha fatto Padre Gernot? Ha chiuso il santuario di San Maurizio. Non permette agli abitanti della città, che a chi coltiva queste terre, di pregare davanti alla reliquia. Proprio ora, nel momento in cui abbiamo bisogno dell'intercessione del nostro santo, l'abate ci impedisce di venerarlo. Le azioni di Padre Gernot sono ingiuste, non sono cristiane. Abbiamo sopportato questi abusi fin troppo a lungo. È ora di far sapere all'abate che non siamo più disposti a tollerare questo trattamento. Giusto! Udite, udite! Sì! Questa storia deve finire, dobbiamo regolare i conti. Taci, questa è una follia. I soldati stanno già pattugliando le città vicine. Sfidando apertamente l'abbazia, provocherà l'ira del duca. La città sarà rasa al suolo e tutti i suoi abitanti verranno sterminati. Hanno ragione, Anna ha ragione. Il duca è un uomo molto potente in Baviera. Stai scherzando col fuoco, Otto. Non potete competere con dei soldati addestrati. Se non vi arrendete, verrete fatti a pezzi come i contadini svevi. Potremmo sempre fare a pezzi te, Leonard. Potrebbero avere ragione se ci sono già dei soldati in circolazione. Dobbiamo ribellarci in nome di ciò che è giusto. Dio è dalla nostra parte. Non siate timidi. Se avete qualcosa da dire, parlate. Non riusciranno a schiacciarci. I contadini di Salisburgo sono riusciti a conquistare la città e a far sentire la loro voce. Se quella gente è riuscita a farsi dare ascolto dall'arcivescovo di Salisburgo, noi possiamo fare lo stesso con l'abate. Maestro Andreas, credi che i miei familiari a Salisburgo stiano bene? Non lo so, Caspar, ma possiamo cercare di scoprirlo. D'accordo. Quando è troppo è troppo. Non possiamo stare a guardare mentre l'abate continua ad approfittarsi di noi. In tutta la Svevia ci sono persone che si stanno riprendendo i diritti che Dio ha concesso loro. Perché noi non dovremmo fare lo stesso? Una giusta causa. Martin ha ragione. Meritiamo di meglio. Possiamo farcela. Ben detto, Martin. Ognuno di noi dovrebbe riflettere sulle sue parole. Negli ultimi anni Martin si è conquistato la nostra fiducia. Ma se le parole degli uomini non vi bastano, forse verrete persuasi da un segno mandato da un potere più grande. Anche se l'abate ci impedisce di accedere al santuario, Dio mi ha mostrato che è con noi. Per il momento non posso dirvi altro. Grazie a tutti per essere venuti. Ok, chissà che segno, di che segno sta parlando, eh? Buongiorno, Andreas.
Clara, da quanto tempo? È bello rivederti. Salve, Andreas. Sono sorpresa di vederti dopo la tua lunga assenza da Tassing. Iniziavamo a pensare che non ti avremmo più rivisto. Salve, Eva. Nonostante siano trascorsi tanti anni, sei più bella che mai. Che vuoi che ti dica? Mi mancava l'aria delle Alpi. In realtà stavo tornando a Norimberga e mi sono chiesto come stavate. Vai, facciamo il marchione. Andreas, per favore, basta. Sono sposata ora. Ma certo, Eva. Come desideri. Non sei cambiato di una virgola, vero? Ah, vedo che hai trovato Gertner. Il tuo discorso è stato entusiasmante, Otto. Ogni volta è sempre meglio. Spero che il duca non ne venga a conoscenza, Otto. La città potrebbe soffrirne. Non ce ne importa più niente, Mahler. Se tu ti trovassi nella nostra posizione, lo capiresti. Hai ragione, non spetta a me giudicare, sono solo preoccupato. Lo apprezzo, ma conosciamo i rischi. Dunque, Otto, hai ricevuto un segno dal Signore, vero? Ok, qua abbiamo avuto un mega successo. Sì, qua ha giocato un ruolo fondamentale il fatto che non l'abbiamo venduto quando eravamo stati scoperti a scavare nel fosso, nella tomba. Sì, Andreas, lo giuro. Vieni da me più tardi e ti dirò qualche posto, va bene? Comunque, Andreas, perché tu e il ragazzo non venite a cena da noi? Saremo onorati della vostra compagnia. Sarebbe splendido. Con piacere, Clara. Ok, quindi ora dobbiamo andare a cena dai Gertner. Però io vorrei esplorare un attimino. Prima andiamo nella fattoria dei Bauer per parlare con Johan. Andreas Mahler, non mi aspettavo di rivederti a Tassing. Sembra che tu abbia avuto molto successo. Grazie, tu come te la sei passata? Le cose sono andate bene per un po' dopo che te ne sei andato. La vedova Kemperin ha perso la sua terra e l'abate ce l'ha lasciata lavorare. Il cuore di mio fratello ha ceduto non molto tempo dopo, ma poi Martin è tornato per aiutare a lavorare la terra. Anche così è stato difficile andare avanti con le richieste dell'abate, le tasse e tutto il resto. Sembra che molte persone siano arrabbiate con l'abate in questi giorni. Hanno buone ragioni per esserlo. So che nemmeno tu andavi d'accordo con quell'uomo. Padre Mattias non ha mai permesso che le cose andassero così male. Comunque è bello vederti, Andreas, anche se sei solo di passaggio. A più tardi. Ok. Salve Hans. Ehi Andreas, ho sentito dire che eri ritornato. Ciao Hans, ti presento Caspar, il mio apprendista. Salve. Ciao, sei di Norimberga, come Andreas? No, vengo da Salisburgo. È molto lontano da qui? Non troppo lontano, credo. Qualche giorno a est a cavallo. Non sono mai uscito da Tassing, né sono mai salito su un cavallo. Dovresti andartene da qui mentre sei giovane, Hans. È un postaccio. Conosci un'altra città alpina con due santi? Tutto sommato non mi dispiace. È solo perché non sei mai stato da nessun'altra parte. Anche se a dire la verità, qualunque città è un letamaio. Anche Norimberga? Soprattutto Norimberga. Non mi dispiaceva Salisburgo. Beh, allora sono felice di vivere a Tassing. Almeno è il mio, di letamaio. A più tardi, Hans. A presto. Salve, Eddie. Ah, non possiamo parlare con Eddie, va bene? Martin Bauer e la vedova Kemperin. Andiamo a vedere come stanno loro invece. Salve Brigitta. Salve Andreas, lei dovrebbe essere la moglie di Martin. Come stanno tutti a Tassing in questo momento? Vedo che la vostra situazione è migliorata. Martin alla fine è tornato. Sì, l'universo, l'inverno senza di lui fu straziante. Ho perso il piccolo Wolf. E Kat temeva che avrebbe perso la fattoria dopo la morte di Franz. Poi Martin to è tornato e da allora si è preso cura di noi. Nonostante le restrizioni sempre più severe, ce la stiamo cavando. Sono grata per questo. Mi fa piacere saperlo. Sono felice per voi. Oppure mi dispiace per Wolf. Grazie. Cerco di non pensarci. Annuisce con rammarico. Kat vuole parlare di lui in continuazione, sai? Ogni notte in cui il cielo è sereno,
Lei alza lo sguardo e mi chiede se penso mai a come stia lassù. Deve essere straziante. Sì, esatto. Mi dispiace, Andreas. Non riesco a parlarne oltre. Mi dispiace, Brigitta. Non avrei dovuto parlarne. Non preoccuparti, non potevi saperlo. È stato bello rivedermi, ma dovrei andare. Alla prossima. A presto. Ok, poi andiamo a vedere qui sotto. La vedova Kemperin, a quanto pare, ha perso proprio la casa, allora. Non è più casa sua. Salve, Kat. Andreas? Andreas Mahler? Kat, che fine ha fatto un maestro Mahler? Ah, parola mia. Potrei chiederti la stessa cosa. Guarda che uomo distinto che sei diventato. Chi è il tuo accompagnatore? Kat, ti presento Caspar, il mio apprendista. Salve. Hai il portamento di un artista, questo è sicuro, ma i lineamenti del viso sono marcati. Davvero? Cosa ti porta di nuovo a Tassing, Andreas? Ero solo di passaggio sulla via per tornare a Norimberga. Ho incrociato Martin prima, devo dire che sono rimasto sorpreso di vederlo. Esatto, è scomparso l'ultima volta che eri in città. Franz è morto alcuni inverni fa, poi è toccato a Wolf. Io e Brigitta abbiamo quasi perso la fattoria e la nostra sanità mentale. Ma poco tempo dopo Martin è tornato e ha dimostrato di essere un uomo nuovo. Un uomo buono. Ci ha salvato dalla miseria. Spesso le benedizioni del Signore si presentano in modi misteriosi, ma sono comunque benedizioni. Mi chiedevo dove fosse Wolf. Mi dispiace tanto, Kat. Le mie condoglianze per la scomparsa di Franz. Facciamo Wolf. Non so cos'altro dire, mi dispiace. Non c'è niente da dire, no? Era un bravo bambino, un piccolino dolce e buono. Quando è morto anche le stelle hanno perso il loro fulgore. Ma è successo anni fa. Cerco di non pensarci troppo, di essere forte per Brigitta e di trovare conforto nella consapevolezza che ora è con Dio. Tassing sta vivendo tempi difficili in questo momento, ma Dio risponde davvero alle nostre preghiere. Sono contento che tu e la tua famiglia stiate bene, Kat, nonostante tutto. Grazie, Andreas. È davvero bello rivederti, anche di questi tempi così terribili. A presto, Kat. A presto. E tu invece sei Martin. Eccolo qua di nuovo. Andreas Mahler, è un piacere rivederti dopo tutti questi anni. Sono sorpreso che tu lo dica. Le tue parole di commiato nei miei confronti allora non sono state affatto gentili. Davvero? È passato così tanto tempo, non ricordo. Mi hai detto di andare a farmi fottere. Oh, Dio, davvero tremendo. Ero proprio uno stronzetto. Beh, mi dispiace di essermi comportato da idiota allora. Sembra che tu abbia imparato molto da allora. 7 anni sono un tempo lungo per un giovane, specialmente per come ero allora. E comunque, che cosa ti è successo? Oh, giusto. Sai che avevo rubato alcune cose dal barone? Non ero andato lontano, tuttavia. Avevo provato a venderle a Wolgau e sono stato derubato. Beh, mi sta, immagino. Per fortuna non hanno trovato le monete che avevo con me. Quei soldi mi hanno portato in giro per la Baviera per un altro mese e mezzo. Poi ho iniziato a rubare. Sono diventato più grande e più sicuro di me nel tempo e sono diventato un bandito. Azza. Eri un bandito? Difficile da credere, lo so, ma sì. Ad ogni modo, non è durata a lungo. Alla fine mi sono spaventato. Avevo un partner nell'ultimo anno delle mie avventure. Abbiamo cercato di derubare alcuni italiani. Pensavamo che fossero mercanti che viaggiavano sotto la bandiera di San Giorgio. Ma erano soldati a guardia del denaro della banca di San Giorgio, a Genova. Esatto, l'ho preso in seguito. Il mio compagno non è sopravvissuto all'incontro. Ero ferito e solo nel bosco. Ho pensato a mio padre, a mia madre, a Brigitta. Mi sono reso conto che non riuscivo più a ricordare la faccia di Wolf. Dovevo tornare e assumermi le mie responsabilità. È bello che tu l'abbia fatto per il bene di tutti noi. Tornare è stato difficile? Le responsabilità sono sopravvalutate, no? Tornare è stato difficile? Sì, mi sentivo come se fossi passato da un'altra vita a questa. Mi ci è voluto un po' per abituarmi a tutto, a ricordare come erano le cose. È acqua passata ormai, ho solo bisogno di guardare avanti. È
stato proprio un bel discorso quello che ha fatto alle comuni. Questo è un buon atteggiamento. A più tardi, Martin. No, è stato proprio un bel discorso quello che ha fatto alle comuni. Ha bisogno di sostegno. I cittadini non sono così convinti a opporsi all'abate. Hanno meno da guadagnare e più da perdere se l'abate sceglie di coinvolgere il duca. Comunque ora devo tornare al lavoro. È stato un piacere parlare con te, Andreas. Va bene, a più tardi. Ok, abbiamo parlato anche con Martin. Quindi abbiamo completato questa zona, mi sa. Qui non possiamo entrare. Casa del Duca è già fatta. Andiamo nel villaggio. Casa degli Zimmer. Manno, entriamo. Salve. Salve Otto. Andreas. E dunque Otto, quel segno di Dio? Oh, giusto. Ho trovato qualcosa pochi giorni fa. Ti sembrerà folle, ma ho trovato la testa di San Maurizio. Cosa? La testa? Sei sicuro? Shh. Sì, sono sicuro. Va bene, non posso dire altro fino al giorno di San Giovanni. Allora, tutti sapranno. D'accordo, non dirò una parola. Oppure, chi altro lo sa? Solo chi deve saperlo. E tu, ovviamente. Ti senti fortunato? Assolutamente. Bene. A presto, Andreas. Quindi non sappiamo di cosa si tratti, però. Secondo me Martin, però, lo sa. Guarda, faccio questo tentativo veloce, eh. Vado un attimo da Martin a vedere se posso parlare di lui di questa cosa. Se posso parlare con lui di questa cosa. No, ok. Allora continuiamo ad esplorare il villaggio. Salve, Andris. Andreas, siete tornato a Tassing? Solo per pochi giorni, volevo rendere omaggio a fratello Piero. Oh certo, fratello Piero, un grande talento artistico. Mi dispiace, Andreas. Era un buon uomo. A volte parlavo con lui durante le mie pause all'abbazia. Sono sorpreso che il priore Ferenc non vi abbia fatto una ramanzina. Beh, lo ha fatto prima di diventare sgradevole. Sono sicuro che sapete che per un po' ha scosso la situazione all'abbazia. Suppongo. Affari orribili, ecco. Comunque, ora il priore è Matteo. Anche lui è severo, ma in modo meno esplicito. Matteo mi è sempre sembrato piuttosto pio. Vero, la pietà non dovrebbe essere merce rara in un'abbazia, ma con padre Gernot. Oh, siete con i contadini? Enris? Beh, certo, Gernot li sta schiacciando. Inoltre non possiamo nemmeno più usare la foresta. Prima potevamo andare a pascolare lì, adesso non più. Fino a che punto avete intenzione di spingervi? Beh, io non lo so, non chiedetemelo. Non sono io alla guida. Ma confido in Otto, e anche i contadini lo fanno. È un bravo uomo. Tutta la città lo sa, pure Lennart, anche se non lo ammetterebbe mai. Dimmi Andreas, come sta andando la vita coniugale? Dopo che siete partito per ritornare a Norimberga, vi siete sposato, giusto? Sì, Sabino mi stava aspettando. Spero che la vita coniugale vi abbia trattato bene. Vi abbia, sì, trattato bene. Io non ho ancora trovato nessuno. Temo che non accadrà mai. Oh, davvero? Non vi interessa proprio nessuno? Beh, quando ero a Innsbruck, qualche anno fa, ho visto una bellissima ragazza al mercato che vendeva vasi dipinti. A volte penso a lei, forse più di quanto non sia cristiano. Un momento, dovreste tornare a Innsbruck e trovare quella bella ragazza. Cosa? Davvero? Siete più vecchio di me e non siete sposato. Andate a cercarla, è così che deve essere. La vita è troppo breve per sognare gli amori che avreste potuto avere. Fidatevi di me. Mi sembra che ne siate fortemente convinto, Andreas. Ma sembra sciocco, anzi, da fanciulli. Io potrei non aver trovato il vero amore, ma questo non significa che voi non possiate. Non siete contento della vostra vita, Andreas? Non lo sono, però non stiamo parlando di me, stiamo parlando di voi. Beh, se mai avrò la possibilità di tornare a Innsbruck, forse lo farò. È qualcosa in cui sperare, dopo tutto.
Vi ringrazio, Andreas. Siete un uomo che è in fondo ispirazione. Prego, a più tardi, Andris. A presto. Perfetto, abbiamo anche fatto questo piccolo obiettivo. Vediamo cosa c'è qui. Forno degli Alban, possiamo entrare. Possiamo andare nella zona nord. Possiamo andare nella casa degli Stauner o parlare con Fortunato. Andreas, sei tornato a Tassing, vedo. Sono venuto a visitare la tomba di fratello Piero e a rendergli omaggio. Il tuo amico, mi è dispiaciuto, era un vero cristiano. Era un uomo gentile. Dio lo abbia in gloria. Spero che il Signore dia anche a noi un po' di pace. Sono tempi difficili. Presumo che vi riferiate al discorso di Otto. Non finirà bene. La vita sta diventando più difficile per tutti. Ma se questo schifo continua, ci saranno delle ripercussioni sanguinose. Non mi piace che l'abate minacci i miei drutti, i miei diritti di pesca, ma mi arrangerò. Non sono sicuro che le loro vite siano paragonabili alle nostre. Di sicuro sembrano lamentarsi molto ultimamente. Siamo artigiani, Andreas. Lavoriamo, non ci lamentiamo. Non è cristiano. Gesù ha parlato della lotta dei miti e dei poveri e si è schierato con loro contro i ricchi e i potenti. Bah, il Signore ci vede tutti, miti e poveri. Immagino di no. Come ve la passate in famiglia in questi tempi difficili? Stiamo bene. Agnes sta bene, Brigitta e Martin stanno bene. Martin è diventato un uomo molto più responsabile dopo il suo ritorno. Vorrei solo che... Lasciamo stare. Vorresti solo che... Bah. Vorrei che Wolf non fosse morto. Lo piango ancora, anche dopo tutti questi anni. Speravo di potergli passare il testimone. Volevo trasmettere le mie conoscenze e il mio mestiere. Mi dispiace, Fortunato, davvero. Sì. Forse Brigitta ne farà un altro, prima che io muoia. Sembra abbastanza felice insieme a Martin. Mi piacerebbe sentire di nuovo lo scalpiccio di piedini in giro. Avere un bambino a cui insegnare a maneggiare lo scalpello e mazzuolo. Un piccolo tagliapietre che renda orgoglioso suo nonno. Spero che il tuo desiderio si avveri. Se Dio vuole. Basta oziare, ho da fare. A presto, Andreas. A presto. Ok. Torniamo. No, aspettate, finiamo prima questa zona. Andiamo nella casa degli Steinauer. Salve, Agnes. Oh Andreas, che bello vederti. E questo giovanotto chi è? Salve Agnes, lui è il mio assistente, Caspar. Salve. Che bel ragazzo sano. E tu Andreas, hai un bell'aspetto. Come mai sei tornato a Tassing? Sono venuto a rendere omaggio alla tomba di fratello Piero. Oh certo, i fratelli devono averlo apprezzato. Gli ultimi anni sono stati difficili, in tanti sono morti. Sì, ho saputo della morte di Bert e Marie, una tragedia. Sì, povero Klaus. Spero che tu sia passato a parlare con lui. Ti ha mandato delle lettere. Resta in silenzio. Davvero, Andreas? Klaus ti considera un caro amico. Forse dovresti parlargli di nuovo. Ad ogni modo, non ti voglio gravare con tutti i problemi di Tassing. È stato bello rivederti, Andreas. Alla prossima. A presto. Ok, seguiamo quindi il consiglio di Agnes e andiamo a parlare di nuovo con Klaus, però prima finiamo questa zona. Andiamo nel forno degli Alben. Salve Anna. Anna è quella che ci ha rubato il cappello, ce l'ha ancora, guardate che bel dettaglio. Vedete? L'ha rattoppato ma ce l'ha ancora. Dio vi benedica, Andreas. Sono grata che siate tornato a Tassing dopo così tanto tempo. Abbiamo pregato con tanto affetto per voi dopo che ve ne siete andato. Grazie, Gret. Anch'io ho ricordato Tassing nelle mie preghiere. Tuttavia non sembra sia servito molto. Ah, giusto, eravate al discorso di Otto prima. Sì, i contadini di Tassing non hanno vita facile e ora anche noi cittadini siamo vittime delle nuove restrizioni dell'abate. Mi preoccupo per mio marito, è sempre più coinvolto in tutta la faccenda. Non sei d'accordo con Urlik? Io, sì, certo. Amo mio marito, ma a volte mi preoccupo che si concentri troppo intensamente sui dettagli. Non capisce che può essere sia prudente che cristiano. Prego di non agire da egoista, ma le tasse dell'abate hanno colpito anche noi. E il futuro di Anna? Urlik non ha fatto credito a Peter per anni, cosa che ho accettato, ma ora.
Possiamo cuocere abbastanza pane per una settimana prima di soffrire la fame noi stesse. Potete parlare con lui, Andreas? Certo, Gret, ma non posso promettere che cambierà idea. Dio vi benedica, Andreas. È tutto ciò che chiedo. Ok, quindi dobbiamo parlare con Ulrich. Quando lo troveremo, ci parleremo. Andiamo un attimo nella città zona nord. Ah, stanno costruendo qualcosa qui. La costruzione della Rat House sta procedendo senza intoppi. Chissà se la finiranno prima dell'arrivo dell'inverno. L'ultimo atto magari sarà d'inverno. Entriamo nella casa di Stolz. Salve Werner. Sì? Ah, Andreas Mahler. Che visita inaspettata. Sono molto impegnato al momento. Magari un'altra volta? A più tardi allora. Ok. Non ci parla, non ci dice nulla, quindi usciamo. Qui invece, casa degli Isenkopf. Non mi sembra di ricordarle. Gli Isenkopf sono nuovi? Salve, Balthasar. Salve, tu devi essere quell'artista meraviglioso, giusto? Maestro Mahler, sì. Meraviglioso, meraviglioso. Balthasar Isenkopf, al tuo servizio. Baltas per gli amici. Piacere, Baltas. Sei a Tassing da molto tempo? Oh, poche stagioni. Il mio carro si è rotto e ho trovato questo posto così affascinante che ho deciso di rimanere. Mi piace la quiete, ma devo dire che mi manca la compagnia di altri intellettuali. Di solito io e il buon dottor Stolz passiamo del tempo insieme la sera. Quindi, naturalmente, quando ho sentito che un noto artista era di ritorno, ne sono stato felicissimo. Sono sempre felice di incontrare uno spirito affine. Di cosa ti occupi? Sono una sorta di inventore. Davvero? Cosa costruisci? Un po' di tutto, ragazzo. Orologi meccanici di tutte le dimensioni, topi metallici che corrono, anche luci senza fiamma. Davvero straordinario, Baltas. Grazie, Andreas. Sapevo che un collega artista come te avrebbe apprezzato il mio lavoro. Oh, beh, farei bene a rimettermi a lavorare. Sai com'è per noi eletti che svolgiamo un'arte superiore. Buona fortuna, Baltas. A più tardi. Ok. E qui non c'è nulla. Abbiamo conosciuto quindi anche un nuovo personaggio, Baltas. Ok, questa l'avevamo già vista. No. Passa, grazie. Quindi qui nella zona nord ora abbiamo anche quel nuovo personaggio, oltre al dottore. Torniamo dai Drucker allora. Ah, non possiamo entrare? Però possiamo parlare con Thomas. No, nemmeno. Però possiamo entrare nella chiesa. Attenzione. Salve Ottilia. Tu sei quell'artista che è venuto qui qualche anno fa, all'incirca nel periodo dell'omicidio? Sì, sono Andreas Mahler. Esatto, conosco il tuo nome. Lavorate per padre Thomas? Lavorare per? Sono la sua schiava. Pulisco questa maledetta chiesa e gestisco la sua casa in modo da avere un tetto sopra la testa. Dopo che il barone è stato assassinato, ho perso la mia casa. Quel bastardo dell'abate me l'ha tolta. Ora devo fare affidamento sulla carità della chiesa. Odio la chiesa tanto quanto l'abbazia. Vorrei che ci fosse un inferno in cui poter mandare molti di questi santi uomini. Sono sorpreso che padre Thomas vi prometta di restare qui. Mi dispiace aver chiesto. No, sono sorpreso. Pensa di potermi salvare. Glielo lascio credere fin tanto che mi offre un tetto sopra la testa. Va bene, beh, ci vediamo più tardi. E va bene. Ok, Ottilia quindi non è finita proprio bene. Questa deve essere l'origine del nome della chiesa, un'apparizione mariana della storia di Tassing. Un dipinto della Vergine Maria. Cosa simboleggia il labirinto? Infatti, cosa simboleggia il labirinto? Qui non c'è nulla. Posso magari... No, non posso usare la mano per cliccare da qualche parte, no? No, niente. Ottilia, non possiamo più dire nulla, quindi usciamo da questa chiesa. Andiamo al mulino. Qua immagino che possiamo parlare ora a qualcuno. Entriamo nella casa dei Müller. Salve Paul. Salve maestro Mahler. Lui era quello che disegnava. Vi ricordate il bambino che disegnava? Ciao Paul, ti presento Caspar, il mio assistente. Oh, ciao. Lavori con il maestro Mahler? Hai fatto vera arte? Sì, immagino. Ho fatto degli schizzi di Tassing mentre siamo qui.
Tutta l'arte creata dal cuore dell'artista è vera arte, Paul. Non c'è bisogno di dipinti o tele fantasiose per essere degli artisti. Lo pensate davvero? Certo. Come procede la tua arte? Non dove papà può sentire. Oh, giusto. Come procede l'arte? Ah, mi sto esercitando molto di più. Klaus mi ha persino mostrato un librone pieno di stampe. Ha detto che hanno usato una tecnica chiamata xilografia. Avete mai fatto xilografia, maestro Mahler? No, ho passato la maggior parte del mio tempo a imparare le tecniche più fini della pittura a olio. Vorrei che papà cambiasse idea sull'arte. Forse un giorno, Paul. Non si sa mai. Lo spero. Dovrei tornare ad aiutare mio padre. Arrivederci, maestro Mahler. Ci vediamo, Caspar. A presto. Ok. Accarezziamo ancora un po' Staub. Non ci dà più la zampa, però. È cambiata l'animazione. Forse perché è un po' più vecchiotto. Quindi se ne sta un po' più fermo. Salve, Leonard. Andreas, bentornato a Tassing, scusatemi. Salve Leonard, come va il mulino? Robusto come sempre, proprio come me. Avete un bel aspetto, non alloggiate dai Gärtner questa volta, eh? No, alloggio presso la Manodoro. Oh, i Gärtner sono persone adorabili, Leonard. Non volevo essere d'ingombro, perché starò qui solo pochi giorni. Come dite voi, provate un interesse curioso nei confronti dei contadini. Probabilmente perché non dovete avere a che fare con loro così spesso come il resto di noi. Ad ogni modo, dovreste venire prima o poi. Sono sicuro che avremo molto da discutere. Buongiorno, Andreas. Buongiorno. Salve, S. Niente, però io sono venuto. Ma non abbiamo discusso. Ok. E qui abbiamo fatto tutto. Vediamo se nelle rovine romane c'è qualcuno. No, zero. Diamo un'occhiata al Pascoli. Ok, questo l'abbiamo fatto. Di qui non sembra esserci nulla. Nada. Ok. Ho capito, grazie. Entriamo nella locanda, vediamo se possiamo parlare con qualcuno, tipo tu. Killian, no, già parlato. Salve Nico, niente da fare. E qui fuori c'era Samuel, niente da dire nemmeno lui. Di sopra c'è qualcun altro, vediamo se posso parlare con lui, lei. Lei? No. A questo punto direi di tornare dai Gärtner per andare a cena da loro. Abbiamo esplorato, direi, adeguatamente la città. Siamo stati nel centro città? Sì, siamo già stati qui. Con loro abbiamo già parlato. Quindi possiamo tornare al villaggio e andare nella fattoria dei Gärtner. E già che ci siamo, diamo anche un'occhiata ai Bauer qui. Ah, con loro abbiamo già parlato, vero? Sì. Sì, non c'è niente da dire qui. Ok. E qui si va via, perfetto. Allora, fattoria dei Gärtner. E si va a cena. Possiamo parlare con Ursula? Ciao. Ciao Ursula. Ti ricordi di me? No. Dovrei? Sono io, Andreas. Sono amico della tua famiglia da anni. Immagino che non mi avresti riconosciuto. Non sono più il povero artista che i tuoi genitori ospitarono. No, eri molto piccola quando sono venuta a Tassing per l'ultima volta. I tuoi genitori mi avevano ospitato. Mi punzecchiavi il piede con un bastone per svegliarmi, dai, poverina. Diamo questo. Oh, l'artista, Andreas, giusto? Mamma e papà a volte parlano di te. Dicono che te ne sei andato per continuare a esercitarti. Com'è andata? Bene, mentre ero a Parigi ho imparato una nuova tecnica a olio.
No, non l'arte, Andreas, i viaggi. Va bene, va bene. Parigi è la città più vivace in cui sia mai stato. La cattedrale di Notre Dame è sempre in fase di ristrutturazione. Una notte stavo viaggiando lungo la Senna e ho sentito un lamento spettrale diffondersi nelle acque. Vai. Un fantasma? Era proprio quello che temevo, ma poi alcuni compagni di viaggio mi dissero che si trattava di Melusina. O Melusina? Era una principessa fatata, che sposò un conte a condizione che lui non violasse mai la sua intimità. Un giorno si nascose nella sua camera per osservarla mentre faceva il bagno. Che maleducato! Melusina pensò la stessa cosa. Gridò, si trasforma in un drago e vola via, per non tornare mai più. E nelle notti solitarie puoi sentire i suoi lamenti fluttuare sulle acque della Senna. Quando mi sposerò, non permetterò mai che mio marito mi guardi mentre faccio il bagno. Andreas, posso chiederti una cosa? Certo. Conosci le storie di Percia e della caccia selvaggia? Un po', non le conoscevo prima di venire qui. Perché? Sono cattive? In che senso cattive? Beh, mio nonno mi racconta delle cose su Percita e su spiriti e incantesimi. E anche quella vecchia signora Ottilia parla di loro. E dice tutte queste parole che non capisco. Mi ha detto che fanno parte delle vecchie usanze o qualcosa del genere. Allora, perché pensi che siano cattive? Beh, mio padre dice che non dovrei ascoltare queste cose. Mi ha detto che sono sciocchezze e che padre Thomas si arrabbierebbe. Ha detto che tollererà queste credenze solo negli anziani, perché sono troppo affezionato al passato. Non voglio mettermi nei guai, ma il nonno dice che se non imparo le antiche usanze, saranno semplicemente dimenticate. Quindi sono cattive? No, non sono cattive. Dovresti imparare il più possibile finché puoi. Ok, qui possiamo scegliere se... Se probabilmente metterla nei guai in futuro, oppure se invece lasciarla fuori dai guai dicendo che sono cattive. Mettiamola nei guai. Davvero? Sì, è importante tramandare le storie e le conoscenze dei tuoi antenati. Ok, siamo riusciti a convincerla, quindi abbiamo la formazione da occultista e hai raccontato la storia di Melusina. Oh, ha senso. Grazie, Andreas. A presto. Salve Veronica. Ciao Andreas, è bello rivederti in città. Ciao Veronica, come stai? Oh, sai, sballottata di qua e di là. La mamma si comporta come una strega e cerca di spingermi a darle dai nipoti. Come se non stessi già facendo abbastanza lavoro. Sei sposata ora? Oh sì, immagino che tu non lo sappia. Io e Jorg ci siamo sposati 2 primavere fa. Congratulazioni a entrambi. Grazie. Ora la mamma mi tormenta su quando avremo figlie. È una buona idea prepararsi per il futuro, Veronica. Oppure voi due avete problemi? Non proprio. Jorg è una brava persona, è solo che... Capisco, queste cose sono difficili a volte. Sì, grazie Andreas. A ogni modo, dovrei tornare al lavoro. Ci stiamo tutti preparando per la festa. Ti lascio fare. A più tardi, Veronica. Ci vediamo, Andreas. Salve, vecchio Peter. Eh? Oh, sei tu, l'artista di qualche anno fa. Sì, Andreas Mahler. Sono sorpreso che vi ricordate di me. Tutti sembrano pensare che la mente non mi accompagni più ormai, ma è ancora aguzza come un chiodo. Henrys fa chiodi, sai? Buon uomo. Certo. Alloggi di nuovo dalla mia famiglia? No, alloggio presso la Manodoro. Bah, quegli avari ci fanno pagare tanto quanto i pellegrini per un bicchiere. E poi non sostengono mio figlio nella sua causa. Quel nuovo abate deve essere arrivato da loro, bastardo. Perché odiate così tanto l'abate? Tutto è andato a rotoli dopo la morte di padre Mattias. Quell'uomo, Dio l'abbia in gloria, non ha mai aumentato le tasse. Avrebbe potuto chiedere una decina negli inverni. No, una decima, scusatemi, negli inverni più rigidi. Ma allora eravamo felici di aiutare l'abbazia. Potevamo prendere dalla foresta ciò di cui avevamo bisogno. Fratello Florian ci aiutava con le nostre malattie. Seguiamo le orme dei nostri antenati. Un dio cristiano, no, un vero cristiano, quel vecchio abate. E poi?
Padre Gernot aveva promesso di mantenere inalterato il rapporto tra l'abbazia e noi contadini, e noi siamo stati abbastanza sciocchi da credergli. All'inizio non ha più permesso a Florian di scendere qua giù. Le tasse sono aumentate, non ci ha più permesso di pagare merci e bestiame. Ora prende solo monete, come se potessimo ricavarne abbastanza in un anno da pagare da soli i nostri affitti. Al bastardo non frega niente di noi, non come padre Mattias. L'abbazia aveva dei mecenati allora, i tempi non erano così duri. Non è colpa di padre Gernot se ha dovuto aumentare le tasse. Non sapevo quanto fossero gravi le restrizioni per voi. Padre Gernot si è comportato da idiota più a lungo di quanto pensassi. Dovresti parlare con mio figlio, dovresti aiutarlo a fermare quell'abate bastardo. Devo andare. Va bene. Ok. E a questo punto abbiamo già parlato con suo figlio Peter, ma non ci ha detto nulla. Andiamo a parlare con Clara, mi sa che la scena inizierà. Ciao, di nuovo Andreas. Stiamo per cenare, tu unisci a noi? Con piacere. Pregano? È una vera benedizione essere di nuovo tutti riuniti, seppure per poco. Tieni d'occhio quel tuo ragazzo, Andreas. Assicurati che badi a quanto cibo prende. I giovani mangiano davvero troppo, per Dio. Peter, smettila. Andreas è nostro ospite. Perché non reciti la preghiera? E va bene. Benedici noi, o oh Signore, e questi tuoi doni che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. Preghiamo di nuovo per la nostra amata Christine, scomparsa ormai da tanti anni. Ti prego, aiutami a proteggere la mia famiglia in questi tempi difficili. Per Cristo nostro Signore. Amen. Maestro Andreas, perché siamo gli unici ad avere il pane? I Gärtner non possono permettersi molto pane, la loro è una gentilezza. Silenzio, Caspar. Andreas, è bello averti di nuovo alla nostra tavola. E con un altro ospite, questo ragazzo è il tuo aiutante? Caspar, sì, è il mio apprendista. Ah, questo spiega perché l'ho visto scrivere su quel quadernino. Ricordo che facevi lo stesso quando vivevi qui. Io lascerei indietro il pane se possibile, vediamo se si può fare, per poterlo dare a loro. Disegno ancora sul tuo quaderno, Andreas? Oh, di tanto in tanto, quando sono dell'umore giusto. Non sarebbe bello, Jorg, se dovessimo lavorare solo quando siamo ispirati? Noi invece lavoriamo tutto il giorno e quello spregevole abate ci affama tutti mentre sorseggia il suo fottuto vino sacramentale. Non prendertela con lui, papà. È appena arrivato. Come vi ha trattato la sorte in questi anni? Temo che il Signore ci stia mettendo alla prova con un'altra stagione difficile. Un modo carino per descrivere le cose. Fa tutto a schifo. Dovresti riposare, nonno. Se devo morire, voglio farlo seduto alla mia tavola, per Dio! L'intera famiglia si è ammalata, Andreas. Peter, suo padre, Ursula con una brutta febbre. E io, beh. Clara ha perso un bambino dopo il parto, un anno fa. Il bambino fu battezzato prima di morire, eh? Una vera tragedia, mi spiace. Grazie, Andreas. È passato tanto tempo, ma cose come questa non ti abbandonano mai. Era mostruoso, mostruoso. Sant'Agostino dice che nulla generato per volontà di Dio può essere contrario alla natura, vecchio Peter. Cos'è nel pensarci? Continuo a fare conversazione. Ci stai già pensando. Lasciami in pace, solo per qualche istante. Va bene, solo per qualche istante. Bah, per caso lo vedi qui da qualche parte? Decisamente no. Tassing non è un posto per santi. Perfino il Signore sembra averci voltato le spalle. Ecco perché ora spetta a noi prendere in mano la situazione. Stiamo mangiando, non a tavola. Ha ragione! Ok, vedi, non posso non mangiare il pane. Ok, devo mangiare per forza il pane. Jorg si è sposato mentre eri via, Andreas. Mi è raggiunta la notizia. Tu e Veronica siete una splendida coppia, Jorg. Condoglianze. Ah, le cose non stanno così, Andreas. Io e Veronica siamo felici. Più o meno.
Sono trascorse già un paio di primavere, ma non mi sono ancora abituato all'idea. Congratulazioni, Jorg. Sono felice per voi, oppure avete figli? È trascorso tempo a sufficienza, cos'è, li punzecchiamo? Dai, punzecchiamoli. Non ancora, no. Ma presto, spero. Bene, continuate a impegnarvi. Certo. Cosa? Non capisco. Tu sì? Lascia perdere, Ursula. Come hai trascorso questi anni, Andreas? I clienti stranieri sono incontentabili e spendono fortuna per non far seccare gli inchiostri e non far bagnare le tele quando viaggio. Norimberga è terribile. Sto dipingendo un lavoro su commissione, ma i clienti mi pagano per essere aggiunti, quindi ci impiego secoli per finire. Cosa posso dire? La mia vita sembra così diversa dalla loro ormai. Mi si è svuotata la testa. Cosa posso dire? Non farli aspettare. Non riesco a pensare a nulla. Mi vengono in mente solo i miei piccoli, stupidi problemi. Penseranno che sei scortese se non dici qualcosa. E infatti, cioè, queste sono proprio cavolate in confronto alle loro. E dai, facciamo questo. Dio, Andreas, vive come un re rispetto a noi. Come viaggiare? Devi aver visto così tante cose. Ursula, forse è meglio se ti congedi e vai a riposare. Sei malata. Ma mamma, ho ancora fame. Tieni, Ursula, puoi mangiare il mio pane. Oh, bravo, Caspar. Non è giusto che solo io e il maestro Andreas possiamo mangiare del pane. Basta! Ursula, ridaglielo. Non voglio che in città si dica che non siamo capaci di nutrire i nostri maledetti ospiti. Inoltre, abbiamo tutti del lavoro a cui tornare, no? Bene. È ora di tornare al lavoro, Andreas. Ci vedremo più tardi. Vi chiedo scusa, Peter, non volevamo fermarci più del dovuto. Tranquillo, Andreas, è solo di cattivo umore. È stato un piacere rivederti. Sì, grazie per essere venuto, Andreas. Rimarrai per la vigilia di San Giovanni? Penso di sì. Bene, speriamo di rivederci più tardi, allora. A presto. È arrivata l'ora della compieta, in cui immagino si debba andare a dormire. Vai a dormire, esattamente. Vediamo se ci sono degli eventi nel mezzo, perché a questo punto andrei direttamente a dormire. Andiamo nel villaggio. Dobbiamo tornare alla locanda. Il peccato di Saul! Il peccato di Saul! Maestro, avete sentito? Qualcuno stava gridando. Penso che sia Suor Amari. È una mistica. Forse si tratta di una delle sue visioni. Suor Amari, state bene? I Filistei! Questa è la mano di Dio! La compieta, la compieta! Sorella, succederà qualcosa alla compieta? La compieta è adesso. Oh, ho capito anche cosa sono i biglietti. I biglietti sono trascrizioni delle sue visioni. E comunque è Thomas sicuro al 100%. No! Sorella? Sparamari? Tu sei l'artista, Andreas. Vi ricordate di me? Sì, eri qui quando il barone è stato ucciso. Sei cambiato? Nessuno cambia davvero. Non possiamo cambiare la nostra natura di peccatori, ma attraverso la grazia di Dio possiamo cambiare la nostra vita. Spero che sia vero, sorella. È tutto vero, la verità più importante che Dio ci abbia dato. Come vorrei che padre Thomas fosse qui. Volete che Caspar lo vada a chiamare? Magari, grazie. La sua casa è proprio dietro l'angolo. Caspar, corri a chiamare padre Thomas. Sì, maestro Andreas. È tuo figlio? È il mio apprendista, ma per me è come un figlio. Sembra molto obbediente. Certo, questo è il compito di un apprendista. È piuttosto entusiasta, sì. Credo che abbia riposto erroneamente la sua devozione in me, no, è piuttosto entusiasta. Non conosco bene le dinamiche di maestri apprendisti.
Il mio mondo è un mondo spirituale, separato dalla marcia della vita e della morte. Vedo e sento il tuo mondo girare da questa piccola finestra, ma sono scorci misericordiosamente piccoli. Avete scelto una vita difficile. Non è una vita difficile, ma la scelta è stata dura. La mia vita appartiene a Dio e devo affrontare le sue prove in questa cella. Il tuo mondo è quello della vita e dei pensieri comuni. Può essere difficile ascoltare il divino, e ancora più difficile, e ancora più dargli un senso. A me non interessa questo mondo. Mi sforzo di non avere una mia volontà e di sottomettermi alla volontà di Dio. Quando la mia volontà corrisponde alla sua, il Signore mi dona le visioni, per quanto sconcertanti possano essere. Non è possibile interpretarle con le scritture? Poche cose sono certe in questo mondo. Le scritture sono una guida e un aiuto, ma non una chiave per svelare tutti i misteri del cielo e della terra. Ho fede che ciò che il Signore vuole che sia rivelato sarà prima o poi rivelato. Fino ad allora, la mia responsabilità è di contemplare queste rivelazioni e chiedere consiglio a Padre Thomas. Sorella, quella fossa nel terreno è la vostra tomba? Sì, l'ho scavata prima che Padre Thomas mi leggesse i riti funebri, prima di essere rinchiusa qui. Continuo a scavarla ogni giorno. Madò, ragazze. Per molti è scioccante, ma la sua volontà è la mia devozione, la mia vocazione. Quando si scopre la propria vocazione, bisogna rispondere. E se la vocazione fosse sbagliata? No. Temo che non sia così semplice. Ovviamente, altrimenti come faremmo? La vocazione a una vita di clausura non è bastata? No, pensavo di sì, ma come tu stesso hai imparato, la vita di clausura non è così claustrale. Il contrapporsi del mondo temporale e quello spirituale è come la selce e l'acciaio. Le scintille sono inevitabili. La tua vocazione vacilla, Andreas? O la tua vita? Vacillano entrambe, credo. Ho perso il mio amore. Il mio amore per l'arte, il mio amore per la famiglia, l'amore per ogni cosa. Gli ultimi 7 anni sono stati difficili. Tutto questo è stato troppo per me. Non perdere la speranza, Andreas. Il cuore umano non deve essere sottovalutato. Può custodire così tante cose. Augustine? Andreas, grazie per aver inviato Caspar. Ha chiesto di voi. Stai bene, suor Amalie? Sì, padre. Credo di aver avuto un'altra visione. Ricordo pochissimo. Il maestro Mahler e il suo apprendista non hanno sentito nulla di specifico. Peccato, ma sono lieto che tu stia bene. Andreas, Caspar, potreste lasciarci soli? Apprezziamo il vostro aiuto, ma ora devo prendermi cura di lei in chiesa. Va bene, buona serata. Dio vi benedica. Maestro Andreas, sono confuso. Che cosa significava? Non ne sono sicuro, ma l'ultima volta che ho sentito Suor Amalie avere una visione è stato poco prima che il barone fosse assassinato. Che cosa? Pensate che Suor Amalie possa aver ricevuto degli avvertimenti? È possibile. Giovanni ricevette la sua rivelazione dell'Apocalisse sull'isola di Patmo, una visione del giorno del giudizio. Però anche Santa Hildegarda ricevette molte visioni meravigliose, ma nessuna profetica. Come ha detto Suor Amalie stessa, le visioni mistiche possono essere difficili da comprendere. Immagino che sia così. A me non sembra di non capirci nulla. Vieni, Caspar, ritiriamoci per la sera. Ok, andiamo. Pascoli. Entriamo nella locanda della Mano d'Oro e saliamo. Nella nostra stanza. Si sta facendo tardi, sarà meglio riposare un po', assolutamente. Vai a dormire.
Incontro Illuminata in biblioteca. È vero, dobbiamo andare a incontrare Illuminata in biblioteca, ma lo faremo nel prossimo video perché questo finisce qui. Io vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!